Nella battaglia giornaliera per superare l'emergenza pandemica del virus Covid-19, oltre a quelle mediche, diventa efficace l'isolamento di ogni singolo gruppo familiare. Quest'ultimo, con il suo drastico cambiamento di stile di vita, a lungo andare comporta i suoi risvolti psicologici negativi, come l'insorgere, soprattutto per le fasce più deboli, come anziani e chi vive solo, dell'ansia, paura e della depressione. Per superare anche questo non secondario aspetto, abbiamo sentito telefonicamente i consigli dello psicologo scrittore Andrea Giuffredi di Parma, con radici a Collecchio e a Solignano. Sì, allora io mi occupo di crescita personale, ho la laurea in psicologia, ma tecnicamente sono un coach e un istruttore di mindfulness, cioè faccio percorsi individuali e di gruppo con le persone incentrato su un miglioramento della propria vita, che sia miglioramento relazionale o riguardo la comunicazione, l'autostima, gestione del tempo e vari aspetti di questo tipo. Allora, in questo momento difficile, secondo me, occorre innanzitutto avere un po' di pazienza. Purtroppo la situazione è questa, occorre un attimino di pazienza, un po' di calma e soprattutto il senso di responsabilità. Ognuno di noi in piena coscienza, perché comunque ci sono delle regole da rispettare in questo momento, per cui occorre un po' anche di responsabilità maggiore da parte di tutti. E poi in questo momento, se si ha un po' più di tempo, perché magari si è costretti magari a stare più in casa e per queste misure che sono state adottate, io direi di iniziare un po' a curare un po' più gli affetti, ecco, visto che siamo sempre un po' incasinati, siamo sempre di corsa, penso che sia questo il momento per iniziare a curare un po' più gli affetti, stare un po' più con le persone a cui vogliamo bene e magari ritrovare anche un certo tipo di passioni, quelle passioni che magari durante l'anno si fanno fatica a concretizzare, a mettere in pratica. Questo può essere un buon momento, ecco. E quando noi stiamo sulle passioni piuttosto che sul pessimismo, le preoccupazioni, sicuramente ritroviamo anche una gioia per la vita. Una cosa che dobbiamo assolutamente evitare di fare è quella di intossicarci di fake news, di notizie false, di troppe preoccupazioni, di troppo pessimismo, perché questo non fa altro che peggiorare la situazione, già difficile, perché comunque stare più in casa e diminuire la vita sociale di ognuno di noi è sempre un qualcosa che ci fa male, che ci fa soffrire, perché noi siamo animali sociali, come diceva Aristotele. Per cui dobbiamo evitare di intossicarci con queste fake news e seguire le notizie di chi è autorevole e di chi è competente in materia. Per anche un po' stemperare magari questo senso di frustrazione, di stress o di troppa preoccupazione che in questo momento c'è, io consiglio anche di fare un piccolo esercizio, che è quello di scrivere, di ritornare a scrivere come si faceva una volta sul diario, di scrivere carte con carta e penna, pensieri ed emozioni e tutto ciò che una persona ha dentro, quello che una persona magari sente in quel momento, però è molto liberatorio, anche un po' terapeutico, ma bisogna farlo assolutamente di getto, evitando di fermarsi, di guardare cosa sia scritto e di controllare se sia scritto bene. Lasciamo stare il controllo e scriviamo tutto quello che sentiamo, proprio di getto. Perché questo è molto utile, molto liberatorio, perché uno, innanzitutto comprendo ciò che io ho dentro. Seconda cosa, butto su carta ciò che ho dentro, è per un principio di disidentificazione si chiama, cioè buttiamo quello che abbiamo dentro sulla carta, questo inevitabilmente ci fa stare bene. Se in questo momento le persone hanno più tempo, cioè, oltre naturalmente nel fare le cose che sono necessarie, no, in questo momento, ma anche le cose magari necessarie per la casa, eccetera, bisogna riscoprire innanzitutto sì le passioni, ma anche trovare qualcosa che dia motivazione. Ma soprattutto quello che voglio dire è che trovare un qualcosa, un'attività, un progetto, riscoprire qualcosa che abbia un forte significato e un senso. Ecco, la cosa importante secondo me da evitare è quella di riempire lo spazio facendo cose perché magari siamo annoiati, siamo stressati, allora magari guardiamo di più la televisione. Facciamo anche magari delle cose che magari non sono necessarie, o peggio, andiamo magari a riprendere alcuni vizi che abbiamo abbandonato. Ecco, l'importante secondo me è creare qualcosa e ritornare nel fare qualcosa che abbia un significato per noi e per gli altri. E se in questo momento
non, le persone non sanno cosa fare, perché magari una persona può dirti sì, mi piacerebbe fare qualcosa di significativo, di importante, che abbia un senso, un progetto, ma cosa devo fare? No? Questa potrebbe essere la domanda. Ecco, innanzitutto focalizzarsi con calma su questa ricerca e poi insomma la risposta sicuramente arriverà. Occorre anche accettare questo momento, ok? E comprendere anche di più le persone che abbiamo di fianco. Se abbiamo di fianco delle persone che sono molto preoccupate, un po' stressate, un po' troppo preoccupate, ansiose, pessimiste, invece di arrabbiarci, cerchiamo di comprenderle, perché è un momento un po' difficile per tutti, e soprattutto cerchiamo di focalizzarci su cose belle, su cose positive, su passioni, su cose utili, su progetti, su cose che hanno un significato, e lasciamo andare le cose invece che ci fanno venire l'ansia, o le troppe notizie, le troppe fake news o preoccupazioni. Va bene, grazie. Un'ultima domanda, un consiglio per superare la paura? Io ripeto quello che ho detto prima, è importante, guarda, scrivere, perché quando una persona ha paura vuol dire che è in uno stato mentale che definiamo in quel momento negativo, anche se la paura comunque è un meccanismo di difesa, è comunque un meccanismo interno che ci protegge, ecco. Però ecco, se una persona ha eccessivamente paura, ecco, magari cercare il conforto in un amico o un'amica, fare una telefonata, magari scrivere anche su carta queste sensazioni, queste emozioni, questi sentimenti che una persona prova, ed è molto liberatorio, sicuramente può stare meglio, ecco. Ma sicuramente tutto parte da un'accettazione della realtà odierna, e anche pensare, non dico il classico pensiero positivo, ma anche pensare che questo momento poi finirà, e focalizzarsi il più possibile adesso su cose positive, mantenendo comunque l'attenzione e le precauzioni che adesso ci hanno imposto.